Il Natale è bello, ma fai da te è ancora più bello. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovamente in compagnia di Edibrico. E con Edibrico questa volta ho scelto una selezione più natalizia. Si avvicina il Natale e quindi ho pensato di prendere tra tutti i libri che mi ha mandato l'Edibrico quelli che più si accostano a questo periodo e che avevo appunto in collezione. E allora ho scelto per voi Decori di Natale, che già vi ho regalato in un altro giveaway, Presepi e Alberi di Natale, molto molto carino, forse ve l'ho regalato anche tempo fa quando l'ho acquistato io, non mi ricordo. E poi uno che piace tantissimo, Costruzione di Bambino, cartonaggio a go go. Allora, vi recensisco questi libretti molto velocemente. Come avrete sentito dal video, ho incentrato tutto sul Natale, sui giochi di bambino. Presepi e Alberi di Natale è un manualino molto molto carino, all'interno ha progetti di vario tipo che vanno dalle forme elementari delle creazioni di Presepi e Alberi di Natale che potrete fare con i vostri piccoli, a invece progetti veramente arditi ed ardimentosi, come per esempio questo. Guardate che bello, se volete costruire un villaggio di Natale, una location di Natale, questo è un borgo ligure ricostruito, è bellissimo ed è spiegato tutto passo passo in maniera molto semplice ed intuitiva. Come vi dico sempre, i manuali e i libri mi piacciono proprio per questo, perché ha dei progetti che possono sembrare difficili a prima vista, poi corrisponde una descrizione, una didascalia talmente ben fatta che rende possibile anche creare il vostro progetto in maniera agevole. Guardate che carino questo fatto con i sassi, ce ne sono tantissimi all'interno, anche alberi di Natale più o meno facili, alberi di Natale che possono fare le mamme e i figli, i papà per le mamme, i papà per i figli per i genitori. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività e provate a vincere questo manuale lasciando un commento qua sotto al video. Un altro molto carino, da cui estrapolerò presto un video, perché mi piace un progetto tanto, è già da 2 anni che voglio farlo e poi non l'ho fatto mai, è questo, Decori di Natale. Decori di Natale è un libretto molto molto carino, all'interno ci sono alberi di Natale, le decorazioni, come fare degli alberi con la frutta secca, delle perline di Natale con il cordoncino, tutte cose molto molto semplici, insomma molto 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 bello e d'atmosfera questo libricino, che potrà essere di spunto a molti di voi. Anche questo è messo in premio. E poi alla fine è molto carino, sia per fare i piccoli aiutanti di Babbo Natale, sia per divertirci con i nostri bimbi, sia per sviluppare la loro creatività, sia per regalarlo a Natale per i bimbi, è questo, Costruzione di Bambino. Qui ci sono una serie di indicazioni, è un libro fatto apposta per i piccoli, ma che devono essere comunque supportati sempre dal genitore, in cui si vanno creando dai costumi per carnevale fantastica a forma di telefono, è meraviglioso, a la casa delle bambole, a cornici pazzesche, insomma i vostri figli potranno sbizzarrire la loro fantasia supportati da una guida manualistica molto ben fatta e passare del tempo insieme a voi a creare qualcosa di divertente. Questi manuali sono molto bellini, li troverete penso nei corner di tutte le librerie e dell'Abrico, credo. Intanto Arte per te ve li mette in palio. Per 3 di voi che lasceranno un commento qua sotto, potete lasciare quanti commenti vorrete, verranno sorteggiati e mandati presto presto a casa vostra, in modo da averli speriamo già prima di Natale. Adesso, regole per partecipare: essere iscritti ad Arte per te, essere iscritti al mio secondo canale 2 cuori 1 cappa, trovate sempre il link per l'iscrizione qui, e naturalmente lasciare qua sotto quanti più commenti vorrete. Questo giorno verranno sorteggiati i vincitori, che poi io comunicherò in un video, e soprattutto a cui manderò una mail per segnalare la loro fortunata vittoria. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi rimando al prossimo video augurandovi in bocca al lupo. Vi aspetto sempre su Facebook, su Instagram e sempre su 2 cuori 1 cappa. Iscrivetevi lì, a Natale ci sono cose da pazzi. Bene, mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci!
Buonasera, eccoci giunti all'estrazione dei quattro manuali Edibrico. Allora, qua c'è il video, ho già, scusate se trema tutto, ma qui c'è Enzo con la tosse, come potete sentire. Noi siamo già nel lettone. Allora, ho già selezionato la pagina di Suadeo, allora ho già eliminato i miei commenti, quindi seleziono il link, copio, vado su Suadeo, incollo, spero si veda tutto, seleziono il numero dei vincitori che saranno 4 e vediamo chi è il vincitore, apparirà più o meno qua. Qui vedete le lucine della mia testata del letto e i vincitori sono, eccoli qua, mettiamo a fuoco, Giuliana Parrilla, Anna De Marco, Salvo Costanzo e Rosi S. Allora, Giulia Parrilla, Anna De Marco, Salvo Costanzo e Rosi S si facciano sentire perché c'è un manuale per ognuno di loro che sarò felice di mandare loro a casa. Due di loro li conosco, Anna e Salvo sono molto presenti nel canale. Non ho presenti né Giulia né Rosi, ma se loro si paleseranno sarò felice di mandare i manuali. Complimenti ragazzi e in bocca al lupo invece a tutti coloro che riparteciperanno al sorteggio per questi nuovi manuali più natalizi, diciamo così. Bene, in bocca al lupo a tutti per il nuovo giveaway. Complimenti ai vincitori di questo e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e buonanotte da casa Arte per te. Ciao!